Amici di maridacaterini.it, siamo con Alessia Macari, concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show. Quali sono le sensazioni nell'imminenza del debutto? Allora, c'è un po' di ansia, ma è normale, penso. E sono carica, voglio farlo e basta, perché mi diverto tanto e voglio che anche il pubblico italiano veda un altro aspetto di me, che è la mia parte artistica, come cantante. Come è stato l'approccio a questa nuova esperienza dopo quella totalmente diversa del GF? Diciamo che mi sono dovuta preparare bene per i provini. Sì, il provino era fondamentale, ho fatto un bel provino e poi mi hanno scelto, quindi questo per me era il più importante. E appunto è un'esperienza tale quale che richiede molto allenamento, insomma, durante la settimana. Quali sono state, diciamo, un po' le difficoltà di questo primo periodo di preparazione? Le difficoltà, la stanchezza, perché sono ore lunghe e diciamo anche un po' il ballo, però poi dopo 2-3 volte stai a posto. E c'è un personaggio che ti piacerebbe interpretare durante questa avventura? Ci sono tanti, ma devi guardare per vedere quali, che non te la posso dire. Parliamo del Grande Fratello, ovviamente l'anno scorso grande successo, hai vinto e forse anche questo ti ha dato l'opportunità poi di avere una ribalta tale da partecipare a Tale e Quale. Quanto ha influito secondo te questo aspetto in questa nuova esperienza che stai intraprendendo? Che è stato molto importante perché mi ha fatto diventare più popolare, più conosciuta, che penso che mi ha dato una spinta per arrivare qui. Però penso che non è solo quello, devi sapere cantare, recitare, quindi è aiutato sì, però io penso che se ce l'hai, il canto, il ballo, tutte queste cose insieme. Parlando del GF VIP, che ne pensi del cast di quest'anno? Stai seguendo il format? Sì, sto seguendo e tipo tantissimo Malgioglio, perché mi fa ridere tanto. Mi piace anche Carmen Di Pietro, perché mi ricorda tipo un po' la mia famiglia, parliamo molto simile, però tipo Malgioglio. C'è qualche personaggio che invece ti sta sorprendendo in negativo? Negativo? No, mi sa che questa settimana stanno andando tutto d'accordo, però... devo guardare di più forte per capire questo. E questa nuova stazione Tristopoli invece? Mamma mia, io capisco, perché io sono stata nella cantina 2 settimane, però questo secondo me tipo io mi sono divertita di più in cantina, ti fa più unita con i tuoi colleghi là dentro e è anche un vantaggio secondo me. Prossimi progetti dopo Tale e Quale? Stai lavorando a qualcosa? Io sogno sempre Sanremo, questo è il mio sogno. Magari no quest'anno, l'anno prossimo, però è sempre un sogno.